Massimo Mallegni farà ricorso in Cassazione contro la prescrizione dei 3 reati per i quali fu condannato in primo grado nel 2012 e prosciolto in appello per prescrizione. L'annuncio arriva all'indomani della pubblicazione delle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 9 dicembre la Corte di Appello di Firenze aveva dichiarato cancellati per prescrizione i 3 reati rimasti in piedi per il sindaco di Pietrasanta dopo i 48 caduti in primo grado. Abuso d'ufficio per il passo carabile del fratello, corruzione impropria, il viaggio a Venezia pagato da un imprenditore e violenza privata per i bruschi rapporti con alcuni vigili urbani. Mallegni dunque fa ricorso alla Corte Suprema, forte delle motivazioni dei giudici di secondo grado che hanno definito inconsistenti sul piano delle prove le accuse dell'allora PM Domenico Manzione, oggi sottosegretario di Stato agli Interni, che aprì l'inchiesta nel 2006. Domani mattina io presento ricorso in Cassazione contro questa decisione. Ci dà già delle belle speranze perché per la prima volta una sentenza chiarisce che l'attività svolta da quel gruppetto che la sentenza ha definito contrapporsi al sindaco, queste attività erano lesive dell'immagine del sindaco e dell'amministrazione. Passo importante. Altro aspetto fondamentale è un giudizio, diciamo così, incredibile sulle indagini, le hanno definite insussistenti e insignificanti, però sono molto felice che finalmente qualcuno abbia avuto il coraggio di scrivere la realtà dei fatti anche su questi tre piccoli graffi che sono voluti arrivare dopo anni e anni di sofferenze giudiziarie, personali, familiari, politiche e economiche. Quindi oggi per me è una giornata importante, sono felice